Ok, siamo in diretta praticamente stasera con il buon Gabriele, il buon Massimo, ovvero abbiamo la creme della creme per quanto riguarda il club track, tartle, model Toscana. Parleremo di novità 2024 per quanto riguarda Tamiya 1-14 e poi un po' di cosette che questi due fantastici ragazzi appassionati e molto nel pezzo per quanto riguarda i track 1-14 ci diranno quali sono i loro programmi futuri. Vado con i 30 secondi e iniziamo la puntata. Eccoci, ci siamo finalmente. Voglio salutare il buon Gabriele che è reduce di un intervento, quindi ti ringrazio veramente di essere in questa Grazie. diretta, Gabri. Grazie, Grazie a voi. Grazie a anche se voi. hai avuto qualcosa di serio una settimana fa, quindi non fai poco. Ti vedo molto bene, mi Sì, fa piacere stasera tu sia qui con noi. sì, sì. Mi faceva Ok. piacere anche a me. Bravo, bravo, mi fa piacere. E diamo la palla anche a buon Massimo. Grazie Massimo di essere qui con noi. Quindi, come dicevo prima, abbiamo il presidente Gabriele e il vicepresidente Massimo. Prego, Massimo. L'opportunità che offri a noi e anche al nostro gruppo per parlare un po' del mondo del camion RC e dell'attività del nostro gruppo. Bene, bene, no, è un piacere anche per me. Allora, io inizierei con il raccontare un attimino quali sono le novità 2024. Praticamente siamo già entrati nel 2024, che voi conoscete bene per quanto riguarda il mondo Tamiya 1-14. Il mondo Tamiya 1-14, che intanto c'è un saluto, salutiamo il buon Giuseppe, che vi saluta tutti, che sappiamo bene però che per quanto riguarda le novità 1-14 sono solo due, giusto? In poche parole. Vai Massi, racconta qualcosa. Ma le novità 2024 per quanto riguarda Tamiya ha presentato all'ultima fiera, la più importante fiera europea del giocattolo, quella di Norimberga, che c'è stata a fine gennaio e primi febbraio, ha presentato fondamentalmente per il mondo del camion due novità. Una, secondo me, inaspettata, perché non me la sarei mai aspettata, ma sarei aspettato più un altro tipo di modello. Hanno presentato il Volvo FH16 in versione due assi, trattore due assi. Io mi sarei aspettato lo Scania, visto che avevano un'altra fiera in Giappone a ottobre, avevano ripresentato lo Scania tre assi, però preverniciato, e quindi io pensavo ad uno Scania due assi. Invece hanno presentato questo Volvo due assi, modello piuttosto ambito da tanti modellisti. Infatti ci sono stati molti consensi a livello internazionale sui vari social, leggevo molti commenti, sono stati commenti positivi, commenti negativi riguardo questa novità di questo Volvo, tra l'altro abbastanza bello, che a molti modellisti aspettavano la versione due assi o invece che la versione del carattrezzi e del portatronchi presentate gli anni passati. Invece l'altra novità presentata da Tamiya, o meglio da Carson, che poi fa parte della famiglia Tamiya, è stato un altro rimorchio ripassato per i trasporti eccezionali, però non tipo il Golfer, quello già in commercio, ma un altro tipo di modello, quello con il collo d'oca, con la testa che si stacca dal rimorchio per il caricamento frontale dei mezzi d'opera. Ecco, queste sono le due novità che Tamiya ha presentato alla Fiera di Norimberga. Ok, Gabri, ogni tanto ti tolgo il microfono perché c'è un po' di rumore di sottofondo e non voglio entri nell'audio della trasmissione, ma non per altro. Tanto ti riavvio sempre io. Prego, Gabri, dici Certo. qualcosa. Secondo me, come ha detto il buon Massimo, allora la novità Volvo 4x2 FH16 è stata un attimino una novità inaspettata a tutti, anche perché ci aspettavamo lo Scania due assi e lo Scania per antonomasia. Tutti gli scanisti aspettavano lo Scania gabina nuova due assi, però è anche vero che secondo me loro hanno fatto bingo, ok? Bravo, loro hanno fatto bingo
perché la cabina Volvo FH16 loro l'avevano già pronta da anni. Hanno dovuto solo fare le due minigonne laterali nuove per il 4x2 e gli spoiler che andavano attaccati alla cabina del portatronchi o del carro attrezzi, che la cabina era del Volvo FH16, che loro con poca spesa hanno ottenuto una massima resa, perché ora anche i volvisti comincia a essercene parecchi. E allora, secondo me, anche questo modello ora farà un bel exploit, anche perché ancora non ci sono disponibili. Noi ne abbiamo come gruppo, da Pieroni Modellismo, ne abbiamo già ordinati 4-5, ma Tamiya non manda i pezzi. Tra l'altro, anche lo Scania che te, Lore, avevi fatto, lo Scania 6x2, non c'è verso, è introvabile ora. Non se ne trova più. Però, e l'altra novità, come diceva il vicepresidente, quello di Carson, il rimorchio con il collo d'oca, secondo me anche quello era un pezzo da 90 che mancava, sinceramente, perché sì, c'erano fatti artigianali, ma un'azienda come Tamiya, come Carson, come Scale Club, fammi dire, non era mai stato fatto, capito? E allora anche bisogna innanzitutto vedere il prezzo di quel rimorchio, perché ho paura, Lorenzo, che il prezzo non sia poi così basso. Comunque vedremo nelle prossime settimane, penso che tutto verrà fuori. Io per quanto riguarda il Volvo, mi ha mandato delle... Volevo aggiungere una cosa, Prego, Massi, prego. Gabriele, che quello detto da Gabriele, che il prezzo si sa del rimorchio, siamo intorno ai 900 euro. Ecco, vedi? 900, tra i 900 e i 1000 euro, perché poi considera che hanno già predisposto, è già pronta anche la Scalis per prendere le ruote, tre assi posteriori, terzanti, c'è già pronto, con altri 120 euro di spesa a sale. Vedi, quello che ora mi ha detto Massi, ora lui è più aggiornato di me, perché ti ripeto, Lorenzo, lui è un hacker fuori dal normale. Gli spulsa, gli spulsa. Lui è allucinante. Praticamente quello che fa Carson, come fatta mia, loro ti vendono i base. Poi vuoi mettere quello a 320, vuoi mettere quest'altro a 380, arrivare a spendere, come si è sempre detto, a spendere dalle 1000 in su non c'è più un ritegno, capito? No, no, si fa presto, si fa presto. Io non so quanto possa costare il Volvo, invece, ma più o meno tanto si Il accoderà alle Volvo cifre solite. Ti posso dire che secondo me il prezzo l'hanno azzeccato. Siamo dalle 480 alle 500 euro. Ma un trattore due assi, una novità, Sta, sinceramente, sta. ci sta. Poi può darsi anche che fra un anno o due qualcosa cali, ma ne dubito, perché il Volvo due assi, secondo me, ti ripeto, con tre stampate di plastica in ABS, loro avevano già tutto, cabina, telaio e tutto, loro hanno fatto bingo, capito? Facendo tutto, gli spoiler e le minigonne e Una parafanghi di cosa, dietro. vi chiedo un attimino una cortesia. Allora, intanto per cominciare ci saluta Giuseppe Stellaci, che conosciamo tutti, Andrea il Grazie. Franzoni, grande Andrea, e che dice un Grande. gran modello il Volvo, poi Luca De Bonar, Bernardo, se non leggo male, Bernardo, e sì. Ettore Ciro, sì, e Ciro Celentano. Voi conoscete Ettore Maglia? Maglio, sì. Allora dovrete farmi un favore, siccome lui ha scritto dove sono i sottotitoli, io l'ho bannato perché pensavo fosse un commento un po' spiritoso, siccome No. non è difficile. Mandagli Quindi un se, messaggio allora, se a Ettore. Ettore ci segue, gli chiedo umilmente scusa, ma l'ho bannato solo per questa diretta. Dalle prossime, per i sottotitoli, guardo come si può fare. Spiegaglielo, sì, Chiedo capito? scusa, chiedo No, scusa umilmente. ma infatti ora c'è mia moglie, la segretaria, che sta No, perché facendo siccome io sono public.
siccome ho il canale YouTube da qualche annetto e i simpaticoni ci sono sempre, e ho detto sta a vedere stasera la serata buona che mando in qui paese qualcuno, però per non mandare in qui paese qualcuno in diretta l'ho bannato. E, però ho fatto un uno più uno pensando a una persona che fa parte del vostro club e Sì, ho detto sì, sta a vedere lui. Quindi gli chiedo umilmente perdono e ho sbagliato io. E No, non so. no, ora gli scrive, gli devi dire, Ettore, che dalla prossima diretta metterai i sottotitoli, Se è Lorenzo. possibile, se è possibile, se è Sempre possibile. se è possibile. E chiedigli Perché scusa, l'ho bannato, ma non perché non sapevo che era lui. Chiedo scusa. Va no, bene. no, 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 no. E magari gli mandi un messaggio poi te. E No, scusate per questo. è già in videochiamata a spiegargli come mai, perché Scusate, eh sì, scusate l'excursus. vai. Dicevamo praticamente, Massi, volevi dire qualcos'altro sul Volvo? Perché aspetta, prima di una cosa io, a me esteticamente piace un botto. Il prezzo secondo me ci siamo perché essendo una novità più o meno giusto, perché io mi ricordo il 770, l'S3 Assi appunto stava sulle 520, una roba del genere, quindi più o meno come prezzo ci siamo. Vai Massi. No, tutto a posto. Comunque dicevo, per quanto riguarda ora le due novità, vediamo in questi mesi, poi tanto non sarà la prima diretta, si fa. Ora il primo No, capiterà in assolutamente. mano praticamente, poi magari si farà un bel unboxing se ci si riesce a farlo. Bisognava fare quel famoso unboxing di 6x4, dell'8x4, ma poi non si è mai trovato Il modo. il momento giusto. Guardiamo di trovare il momento giusto con il Volvo, perlomeno dai, si ripiglia un po' di tempo Sì, perso. vabbè, ma non ci sono problemi. Ma dicevi che comunque c'è difficoltà a reperirli poi anche C'è queste novità, ma difficoltà anche modelli già usciti. anche modelli già usciti, perché ora vedo che questa, diciamo, settore di nicchia del track modellismo. Grazie anche a te, Lore, non te lo mando a dire dietro, se ne parlava anche con il vice tempo fa in Cisa. Con tutti questi video si riesce a fare. Noi abbiamo avuto un buon riscontro, ti devo dire che sinceramente la cosa mi piace. Poi io, non essendo particolarmente tecnologico, a dover fare queste cose per me mi sembra di essere sulla luna. Il vice, te l'ho detto, lui è un hacker, non ha mai il computer, lo mastica, mi manda messaggi, sai, presto ho trovato, sotto, visto. No, io sono contento ed onorato perché non ne faccio un granché gioco di track 1.14. Te adesso hai un camion che mi stai montando, ne ho fatto uno. Sono contento di far parte nei limiti del possibile del vostro mondo e grazie a voi anche di frequentare questo ambiente. Perché è un gioco fantastico, anche se onestamente un po' oneroso, e io avendo altre cose abbastanza onerose nella mia vita, devo veramente prenderlo con le pinze. Però appunto vi devo solo ringraziare perché mi date la possibilità invece di farne parte, di fruirne in maniera sana, e questo ne sono veramente felice. Quindi vi devo solo ringraziare. Ma anche lì, come altre volte già detto in altre dirette, l'oneroso diventa se lo vuoi far diventare, perché con poco ci si può divertire e magari vedere se veramente quel mondo lì ci piace oppure no, capito? È Certo. tutto lì. Comunque. Massi, una cosa, prima c'è un altro saluto che vi passo in diretta, Brunetto Luzzi. Brunetto Luzzi, è accanto a casa tua, Brunetto. Sta accanto a casa mia. È Gli di sta Cisa, vicino. Brunetto. In Allora, casa, via. ciao Brunetto, troviamoci. Poi volevo dire una cosa, Massimo prima, quando eravamo in privato, mi ha detto che ha letto un'intervista molto interessante che vorrei ci facesse, che portasse a tutti appunto quello che diceva questa intervista. No, niente, stamani mi è capitato di andare a fare un giretto come faccio di solito online sul blog, diciamo, proprio quello ufficiale. È stata pubblicata un'intervista a quel vecchiettino di 88 anni, presidente di Tamiha. Un bel peperino dalle risposte proprio pungenti che dava all'intervistatore. È stata fatta questa intervista un anno fa, è stata pubblicata solo oggi. Dove Tamiha a ottobre ha inaugurato un nuovo stabilimento nelle Filippine che gli consente di abbattere costi e
e di aumentare la produzione del 20%. Quindi ora non magari nell'immediato, adesso, perché se lo stabilimento è partito a ottobre, prima che entri tutto in rodaggio ci vorrà dei mesi. Quindi ci sta benissimo che tra qualche mese Tamiya riparta, perché sembra che vogliono investire parecchio sul mercato estero, perché il mercato giapponese, al di là del manga, delle mini 4VT, non vanno più in là, non ci vanno. Hanno addirittura fatto una riproduzione di un car armato, raccontava il presidente di Tamiya. Un modellino fa: ma questo non è un car armato, è una cosa che tanto noi in guerra non ci andremo mai. Un car armato giapponese, noi in guerra non ci andremo mai. Quindi non ha le caratteristiche per un car armato da combattimento. E però vogliono investire proprio sui mercati esteri. Ora loro è che là dal mare c'hanno la Cina, e noi sappiamo quanto la Cina ultimamente sta bombardando anche qua da noi sui social con tutti questi marchi cinesi che producono bene o male tutte le stesse cose. E quindi la Cina ha detto: non è un paese democratico e non abbiamo solo dei rivenditori, non un punto di riferimento, un'agenzia ufficiale come da noi può essere Fantasyland in Italia o Tamiko, sia del Model Bound Germania, che tra l'altro hanno fatto sempre in questa intervista, perché ora Tamiya ha detto: il presidente, stanno investendo molto sull'educazione del modellismo nelle scuole, si stanno appoggiando anche all'università per il ricerca e sviluppo. Quindi Tamiya addirittura ha parlato che hanno fatto una donazione di 30 milioni di yen negli Stati Uniti per una fondazione che gestiscono dei musei della Seconda Guerra Mondiale. Hanno permesso di trasportare un sommergibile in questo museo con questa donazione. Quindi sembra che Tamiya stia investendo nel futuro. Ok. Prego, Gabriele. Speriamo che questa cosa possa andare avanti, perché sinceramente per noi modellisti è una bella cosa, perché come sapete bene, grossi marchi come Tamiya ce ne sono pochi. Si può dire Carson, che è una sottomarca di Tamiya, oppure Kyosho, ma Kyosho non fa niente di camion, mentre Tamiya è a 360 gradi, camion, macchine, elicotteri, macchinine, manga, fa di tutto. Gli altri, statico, bravo, gli altri hanno solo ed esclusivamente certi tipi di settore, capito? La Thunder Tiger aveva provato a fare un camion radiocomandato, ma l'aveva fatta a scoppio. Ma un camion a scoppio, sì, bello, ma la usi solamente all'esterno. La realtà, come noi stiamo facendo a Incisa, non lo puoi fare con un camioncino a scoppio, lo fai solo con un elettrico al chiuso e ti diverti. Sicché speriamo, io lo spero tanto, perché guarda, con Massimo anche quest'anno gli sforzi ne stiamo facendo tanti, uno sforzo enorme l'abbiamo fatto molto quest'anno per Incisa. Ora ci sarà la decisione se tenerlo o non tenerlo, perché siamo un gruppo senza scopo di lucro, se non troviamo persone ci danno una mano è difficile anche pagare un affitto fisso per un capannone. Se ne è provate tante di strade, vediamo, magari si chiude una porta e si apre un portone in quest'anno, boh, chi lo sa, allora vedremo, dai, io per quanto riguarda Incisa spero vivamente tu possa restare, perché è un bellissimo ambiente, e faccio per fare una parentesi appunto riguardante questo indoor che avete creato, è praticamente una simulazione di gioco a 360 gradi in un posto al chiuso, che anche se piove in un fondo, e fammi passare il termine, anche di livello e di qualità, è recente, in un ambiente pulito all'esterno dove ci sono parcheggi auto senza problemi.
Infatti in quegli ambienti lì ci vengono fatte varie rassegne dove c'è veramente tanta frequentazione di persone e non ci sono problemi neanche per chi viene perché la macchina la parcheggi serenamente. E appunto questi bravi ragazzi del Track Tartle Model Toscane hanno fatto questa realizzazione che con i vostri track 1-14, se siete nelle vicinanze della Toscana o comunque appunto in Toscana, potete raggiungerli e giocare veramente in maniera esagerata perché c'è il modo per poter giocare con la terra e anche per poter giocare con i camion commerciali, insomma, per trasporto, simulazione di distributore che ho passato anche sul mio canale YouTube. Boh, aiutatemi, c'è di tutto, Sì, insomma, di siete tutto, veramente di di tutto. livello, Ora complimenti. c'è un paio di ragazze che stanno lavorando a altre strutture nuove. Molto probabilmente verrà fatto anche una zona di segheria con i pellet e i tronchi. Insomma, Spettacolare, spettacolare. stiamo facendo diverse cose proprio perché c'è la passione, come sai te, il modellismo è una pura passione che lo devi fare con passione, se no non Allora, realizzi una cosa. E grazie, scusa se ti interrompo Lorenzo, e prego, prego. grazie alle persone che ho accanto come il vice e gli altri tre consiglieri, insomma, e tutto il resto, perché anche tutto il resto ci incitano, ragazzi, facciamo, perché ovviamente chi si ritrova il fine settimana, una giornata di pioggia, dice: ah, aspetta, dove si va? Ci si ritrova incisa anche per, scusatemi il termine, sparare due cavolate e magari dire: guarda, il camion non mi è tornato, sì, come posso fare? E questo è il bello di stare insieme e scambiare le opinioni. Certo, anche è anche vero il discorso del percorso all'aperto, dove Massimo e altre due persone, che ringrazierò finché campo, che lo tengano benissimo Benissimo. d'estate. Però quando c'è 35-40 gradi, 40 anche gradi. d'estate, all'aperto diventa un problema. Infatti facciamo le nostre notturne perché ci si diverte di più, capito? Certo, no, beh, ci Comunque, vuole, ci per vuole. tornare al discorso di Incisa, insomma, te che l'hai vissuto la realtà di Incisa, speriamo, insomma, di poterselo mantenere. E nulla vieta di trovare altre strade, poi, perché anche lì nei dintorni da te ci siamo formati, c'è diversi capannoni chiusi che non adoperano da tanto, può darsi anche che si trovi un altro tipo di capannone. Boh, vedremo, Se vedremo. posso chiedere quando è che c'è la scadenza per quanto riguarda, se puoi dirmi, cioè, No, la scadenza è a fine aprile, a fine aprile. a fine aprile Fine decidete se aprile continuare o. se continuare oppure no, però ora in questi giorni c'è da decidere un po' l'amministrazione, la cifra che loro vorrebbero ottenere, perché ti ripeto, Lorenzo, te sai quello che noi paghiamo, se ne è già parlato, ma se parla si parlava dei mesi invernali di 5-6 mesi. Poi dopo, se loro d'estate lo devono tenere sfitto, che è 15 anni è scritto il capannone, Lo so a molto questo bene. punto, se gli basta recuperare anche il giusto, noi lasciamo tutto montato in modo da arrivare a settembre-ottobre e avere già tutto pronto un'altra volta e andare avanti a costruire, a smontare, a fare, perché se ora si dovesse rismontare Rismontare. tutto, diventa, cioè, è un impegno che purtroppo ci siamo presi, si farà, per l'amor di cielo, perché io, se A è A, se B è B, non voglio creare problemi a nessuno, però spero di poter continuare. Vediamo, vediamo, dai. Mi fa molto piacere che questa diretta, oltre a parlare di gioco e basta, possa essere utile anche a passare dei messaggi tra di voi. Quindi sono contento Certo, che tu ne ma devi. parli con questa serenità, come comunque arriva un po' a tutti, almeno a quelli che fanno parte appunto del vostro gruppo, soprattutto. Io, bene o male, tutti mi dicono: oh, press, press, vice, dai, io qui là. Io sono uno come voi, cioè mi sono preso la briga, io e Massimo, di fare il presidente e il vicepresidente, ma perché nel sangue abbiamo la passione di stare in compagnia. Io, come puoi aver visto, tutti mi brontolano: presidente, te non tu giri mai, tu stai a fare le public relations. Ma che fai, te lo mando, pigliano in mano. Io sapessi, Lore,
te l'ho già detto e lo ripeterò, stare a chiacchierare con voi di più, di meno, della bischerata, della gomma, di differenziale, è come se fosse il telecomando in mano, sto bene uguale, mi scarico da tutta la settimana. Il modellismo è bello anche per questo, il modellismo è una roba pazzesca perché ti riempie in tutto, anche nel, non solo nel giocare ma anche nel fare manutenzione, nel sistemare il modellino eccetera eccetera, quindi ti capisco benissimo perché tutte le volte sono venuto lì, come Massi? Dicevo, i modelli non stanno mai fermi, non è che uno prende il modello e finito lo mette sulla mensola, no, è sempre sul banco da lavoro, qui c'è lo Scania, sempre a fare modifiche, accorgimenti, non si dà mai tregua a questi poveri cani a noi. Perché? Perché? Aspetta, fammi dire una cosa, la volevo dire dall'inizio, me la sono dimenticata, per chi non lo sapesse, il buon Massimo ha un canale YouTube, Massimo Tenzili, se non mi sbaglio si trova così, e con il quale, per quanto riguarda il mondo dei track 1 a 14, è un continuo postar roba, ed è un canale veramente, ora a parte le battute, con il quale ci lavora molto e fa anche dei contenuti sinceramente seri, fatti bene per quanto riguarda, nei limiti del possibile, per quanto riguarda questo mondo. Quindi complimenti Massimo. Allora, allora abbiamo detto... Niente, ci mancherebbe. Per quanto riguarda Incisa, allora, a parte aprile, però la prossima volta che vi trovate, quando è? 23-24 marzo. Alla fine di marzo, l'ultimo fine settimana di marzo. E 23-24, per chi volesse andare... Ah, c'è un altro messaggio. Lorenzo, scusami un attimo, così do la notizia al presidente. Hai visto... negli ultimi raduni abbiamo fatto le telefonate, mi chiamavano, ma all'ingresso dove abbiamo dovuto fare il cartello perché non si accede dal retro e la gente arrivando al pubblico dalla parte dell'ingresso principale, quindi mi chiamavano. Stamani è arrivata una mail di una signora che chiedeva informazioni se c'era la paga del biglietto, se era aperto al pubblico e gli orari. Io continuo. Vedi che si torna. Diciamo, si torna al discorso che sembrerà sciocco, ma il web, queste chiacchierate stanno aumentando, le persone si interessano a questa cosa perché tanti non sanno che esiste questo track modellismo. Siamo rimasti alle macchinine o agli aeroplanini o agli elicotterini, ma poi tutti dicono ma questa cosa non sapevo nemmeno esistesse. E grazie abbiamo trovato anche te, Lore, che metti i video e le dirette che si fa, che noi secondo me in quest'anno abbiamo avuto un buon riscontro, secondo me. Guarda, ne parlavo ieri sera con un mio amico che fa modellismo con me e anzi colgo l'occasione di salutare, penso ci stia seguendo, ciao Daniele, o comunque il link glielo ho mandato, che ha un bambino piccolo, fa modellismo con me, gira sulla pista da me con un altro ragazzo, e lui però appunto solo RC4 ruote in terra a fiamma, in pista, però non sapeva dell'esistenza perché ieri sera nel parlare del più e del meno gli ho detto di questa realtà e mi ha detto allora fammi sapere quando ci sono perché vengo il bambino. È vero, un bambino si innamora da paura di queste robe. Io ero piccino, se avessi avuto una realtà così da piccinino io mio babbo lo facevo diventare grullo. È così, è vero Lore, è vero. Comunque, bene, ti ho detto, il 23, 23... No, prego, no, 23 e 24, sai, ci siamo, se vuoi venire, lo sai, sei ben accetto. Sicuramente, il sabato mattina o la domenica mattina passo di sicuro. Per quanto riguarda invece il prossimo invece avvenimento, lo avrete a Verona. Chi vuole raccontare quello che fate, chi parte? Massimo, perché... anche quest'anno io l'ho preso, scusa il termine, di bocciolo. Avevo già fissato tutto, l'albergo e tutto, però lascio parola al vicepresidente che per fortuna lui e altri del gruppo, 3 o 4 persone, andranno a fare anche le mie veci, dai. No, niente, quest'anno saremo con il nostro gruppo, saremo presenti in una delle 3 aree track di Verona Fiere, perché quest'anno la Fiera ha dato lo spazio a 3 gruppi, noi stiamo aggregati non come gruppo nostro, ma daremo una mano
al gruppo del custom track, ora non ricordo bene com'è la sigla, daremo una mano a loro nell'allestimento della pista e parteciperemo con loro nella loro area dedicata ai track e al movimento terra. Fiera di Verona, una delle più importanti fiere del modellismo in Italia, l'unica rimasta, perché una volta c'era anche Bologna, che ora non c'è più, e il 9 e il 10 di marzo. 9 e tutto. 10 di marzo. Ok. Io purtroppo non credo che ci sarò, perché molto probabilmente vado col kart in pista, quindi qui venendo lì l'avevo già prenotato, se no era probabile facessi una patina anche lì. Mi dispiace. Bene, siamo arrivati a buon mezz'ora di live. Io vi lascio 5 minuti per raccontarvi quali sono i vostri futuri progetti. Allora, il mio... parto io, vice, perché anche te... Ecco, vedi, ma già anticipo i miei futuri progetti, te li dico male. Commento di Andrea sulla chat. Chilometri zero. Aspetta, lo metto, aspetta, lo mostro, vedi? Press ai chilometri, ai modelli a chilometro zero. E alla casa piena di modelli, perché lui c'ha modellini anche in cucina. Una roba pazzesca. E praticamente ne parlavo tempo fa con Yuri, mi ha detto tetto fa paura, ha detto e lo so perché ci sono stato a casa, casa sua. Ora poi ultimamente un anno fa avevo preso altri due modelli da un ragazzo di Cesena, dopo un anno sono riuscito tramite i buon Fabbrini, e poi sono arrivata incisa l'altra volta, modelli erano spariti nella bauliera di un'altra macchina e poi mi sono accappati a casa l'altra sera, di cui sono riuscito a trovare un americano serie limitata opaco, nero opaco, molto bello, e poi in il pacchetto c'era anche un rimorchio, un altro Scania. Avevo fatto tutto un pacchetto da questo ragazzo, sì, che ora gli altri, i prossimi progetti. Allora, io vorrei finire quel benedetto 190-48, che in questi giorni stavo guardando che kit luci mettere, perché ovviamente i video che ti hai messo negli altri giorni ho visto, bello, sì, ma sai quando tu vedi che manca qualcosa, manca proprio poco a finire. Vorrei finire quello. E poi un altro camion di un ragazzo che hai già nominato, di Yuri, il famoso S-Way Abarth, che presenteremo ora a breve, già con tutta la Bayer montata, sto finendo quello, sicché in questi due mesi finirò questi due. E poi vedremo e che cominciare, come sai c'ho la scelta... La Guarda, scelta è vasta. Succederà anche uno mio. Partito. Ecco. Ci sei? Ci siamo? Ci sei. Ti dicevo che ce n'hai uno anche mio. Gabri, è sparito Gabriele. Ecco, no, ci sono io, ci sono. Ci sei? Ti vedo un po' fermo. Magari... Ecco. Mi senti adesso, Gabri? Gli vai a dire a Kevin il computer. Ci sei te, Gabri? Massi, invece? Sì, ci sono. Aspetta, adesso riattivo l'audio a Gabri. Gabri, mi senti? Ti si sente a strappi e brani, Lore. Ma penso tu sia te, perché tu mi eri sparito. Se mi senti, ecco, Massi? Ora ti si sente. Ora ti si risente bene. No, tu ce n'hai uno anche mio di modelli. Ce n'ho uno anche tu nella scatola. La voglia sei da fare. No, tranquillo, io non ti rompo le scatole, lo sai. No, tanto se vengo lì riprendo i tuoi, quelli di Massimo, quelli di Andrea, quelli di Yuri. Io c'ho problemi. Lo sai, un modello per girare c'è sempre. Allora, abbiamo una domanda, però prima voglio far parlare Massi. Velocemente mi racconti quali sono il tuo progetto che hai in corso? I miei progetti futuri, diciamo che c'ho. Ora c'è qui lo Scania smontato, perché ho dovuto fare un po' qualche modifichina. Si era bruciata la Bayer due settimane fa e l'ho rimesso tutto in piedi. Poi ho l'Iveco, ti ricordi l'Iveco grigio che avevo io, il due assi?
completamente smontato, ci farò una motrice 6x2. Per il momento c'è solamente il telaio pronto e solo la sala anteriore. E quello però, quello mi sono detto, me lo faccio con calma, piano piano, e si va avanti. Poi riprenderò, risistemerò l'ambulanza che aveva bisogno di una bella manutenzione, c'ho anche l'auto medica da rifare, di cosine da fare ce n'è sempre. Ce n'è sempre. Allora, piano piano il tempo. Ok, allora abbiamo una domanda e quindi dobbiamo assolutamente rispondere, e ci fa veramente tanto piacere che qualcuno ci faccia qualche domanda tecnica sul mondo del track 1-14. Allora, Luca De Bernardo ci chiede, domanda, idraulico o elettrico? È un bel dilemma, secondo lui, appunto. Vai Gabri, dici la tua sul discorso, allora, elettrico e idraulico. Idraulico o elettrico? Allora, per quanto riguarda l'idraulico, si rimane su un realismo vero e proprio, anche se l'idraulico ovviamente ha i suoi pregi e i suoi difetti. Il pregio è essere realistico, molto bello, funzionale al massimo, però ovviamente anche rispetto all'elettrico è un po' più delicato. I tubi con l'olio, come ben sai, se si rompe un tubo si imbratta tutto il camioncino, la ruspa, l'escavatore d'olio, va ripulito. Non tutti, diciamo, gli piace questa cosa. Elettrico rimane una cosa molto semplice e molto pulita, però ovviamente nella realtà, quando mai abbiamo visto un ribaltabile elettrico in una vasca che porta la terra, capito? Noi si cerca sempre di indirizzare la gente sempre da della realtà al 100%, però poi ognuno si guarda in tasca per bene e dice cosa fa e cosa non fa, capito? È tutto in base anche alle proprie tasche delle persone. Vai Massimo. Anch'io condivido pienamente il concetto di Gabriele. L'idraulico è molto più realistico rispetto a un elettrico, però l'elettrico ha meno manutenzione rispetto a un idraulico. Come dice, i tubi, l'olio, gli o-ring, la lubrificazione del pistone, cioè ha tutta una manutenzione a cui bisogna stargli parecchio dietro. Invece l'elettrico ha una vite senza fine, oppure quello Tamiya che ha quella specie di pistone, basta un pochino di olio, di manutenzione e quello va. Io personalmente ho sempre avuto sistemi elettrici di sollevamento delle vasche. L'idraulico non vi nascondo che mi piacerebbe averlo, però io ho sempre avuto gli elettrici e mi ci sono sempre trovato benissimo. Quindi la mia scelta, a parte che anche a livello di costi, oggi un kit di sollevamento elettrico Tamiya costa quanto un idraulico. Un idraulico, diciamo, abbordabile, abbastanza economico. Quindi, a differenza di prezzo, se è uguale, forse uno può puntare sul realismo con un sistema idraulico. Però anche lì, come dice Gabriele, dipende dalle tasche e da quello che uno vuol realizzare. Dico la mia al riguardo, però ci sono entrato troppo poco dentro in questo mondo, però per quello che ci sono entrato dentro anch'io sono più per l'elettrico, ma per un fatto di serenità, di fruibilità, di utilizzo. Poi ammetto, e non c'è bisogno di essere dei geni, che comunque il mondo idraulico ha più fascino ed è forse sicuramente più efficiente, cioè comunque tra la riproduzione, che sicuramente ha un fascino maggiore, e poi penso che si abbiano anche delle prestazioni migliori rispetto al mondo elettrico, poi perché forse anche il mondo elettrico è anche meno studiato, penso comunque ci sia meno ricerca sul mondo dell'elettrico, e chi l'ha fatto sono poi fondamentalmente, se si va anche sicuramente a pensare del movimento, se si pensa a Tamiya, io conosco quello per esempio, mi viene in mente su una vasca, però ecco, sinceramente lo vedo più fruibile e più facile, sono più propenso a quello, anche se però ovviamente il fascino dell'idraulico è un sibatte. È vero, è vero. Purtroppo però, si ripete, anche come ha detto Massimo, e mi ero scordato, se uno sta dietro un po' ai vari siti, con quello che spendi di un pistone originale elettrico Tamiya,
Tra un po' poggio e buca fa pari a casa mia. Se trovi un serbatoio con regolatore o quant'altro, tu riesci ovviamente a spendere quasi i soliti soldi. Capito? Sicché, comunque, questa è una cosa, un bel dilemma, però c'è da capire. Questo ragazzo ci ha fatto la domanda, lui come vuole che sia nella realtà il suo camion. Io ho sempre detto, bisogna partire da una base. Io vorrei un camion che mi faccia questo, questo e questo. Ce la fai arrivare a questa determinata cifra, perché per ottenere quello che uno vuole ci sono varie strade, capito? Più o meno dispendiose. E come tutti gli hobby, come ben sai anche te, che ora ti sei dato al mondo di carte, c'è il modo di poter Mi sono ridato. ridato al mondo di carte. Sai che se tu vai a girare tutte le domeniche, ha un costo, ma Bravo. se tu vai a girare una domenica in mese, c'è un altro tipo di costo. È tutto lì. Certo. No, certo, ovviamente. No, ma come si è anche detto in varie altre puntate, dirette o video, anzi nei video che si è fatto noi insieme, Gabri, e la bellezza del track 1A14 è anche quella di potersi permettere di crearti il tuo modello con il tempo e con calma, quindi Certo, uno lo può certo, valutare con il tempo. Allora, passo alle ultime cose. Ci hanno detto bisognerebbe, allora Brunetto certo. Lacluzzi, che se non mi sbaglio è il ragazzo qui di Incisa, ha detto bisognerebbe trovare un capannone nella Lagaccioni, ce n'è tanti vuoti. Poi c'è chi ha chiesto, ma Lagaccioni dov'è? È una zona industriale, lo dico io, tra Figline e Incisa, ovvero che collega i due piccoli paesini, che poi fondamentalmente adesso è comune unico, Figline e Incisa Valdarno. Comunque una zona industriale dove sicuramente di capannoni ce ne sono tanti, e basterebbe serenamente informarsi, e di realtà ce ne sono anche belle, secondo me, nella zona della Caccioni. Vedremo, vedremo, ti ho detto, siamo ora a valutare la cosa, e se non andrà a buon fine lì a Incisa, vediamo un attimo di trovare, perché ora ti dico, sinceramente, ci siamo abituati male, perché se arriva già tutto pronto, si apre la porta, si mette la batteria e si gioca. E quando puoi tornare indietro, magari è più brutto, capito? Comunque, vedremo. Dai, nei prossimi mesi daremo notizie a Informazione. chi vuole seguire. Dai. Va bene, ma io credo che la vostra migliore realtà sia restare lì per un fatto di praticità. Poi, Sì. ovviamente, a male estremo, estremi rimedi, a seconda della Bravo, voglia e del tempo che uno ha. bravo, Allora, bravo. io ti direi che se è fatto 42 minuti, se è fatto... Lorenzo, Ah, prego, scusami. prego, 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 Massi. No, volevo aggiungere che poi, ora sì, è già pronta, però ricordiamoci che quella pista lì è trasmontata per essere portata a settembre a Ischia, dove faremo un raduno internazionale. Gabriele, questo te l'hai dimenticato. Bravo, vedi perché c'ho anche un vice io. Mi scappano le volte. È un raduno che io quando ho iniziato in questo mondo del camion RC lo vedevo tramite il forum di Track Model. Era uno dei raduni a Ischia, lo facevano un weekend in settembre del vecchio gruppo di Track Model. Era partecipare a una cosa ambiziosa. Io 10 anni fa dicevo fra me e me, chissà quando ci potrò arrivare. E quest'anno siamo noi a organizzarlo insieme a Bene, quelli del vecchio bene. gruppo di Track Model. Bene, bene. Io penso da ignorante, non sapevo nemmeno l'esistenza, pensa te, quindi tu mi dai una notizia. Ah, c'è un altro messaggio. Luca De Bernardo, spero di conoscervi a Verona. Luca De Bernardo, non mi è nome nuovo, forse sì, ci eravamo sentiti che sarebbe passato da Verona. Ma purtroppo ti ripeto, spero che qualcheduno faccia le mie veci, vice, si farà presse vice, presse barra vice. Vice Dai. press, vice press, Vice presse. press vice. La normativa dice che in caso di assenza del presidente, il vice fa le veci del presidente, quindi. Presidente, si è detto, si è a posto, si Allora, sta cavando. bravo, non c'è problema. Non firmo nulla. Tu firmi nulla e le carte le sono le tue, quindi insomma. L'arancia come l'hai portata a me a Sollicciano, dai. Chiaro.
va bene ragazzi, io sarò con il gruppo del Veneto, dice Luca De Bernardo, lui dice che è nel gruppo del Veneto, Del ok? Veneto, Allora, sì. abbiamo raggiunto più di 40 minuti, credo che sia sufficiente. Fammi fare una chiusura a me, ringrazio ancora voi tutti e due, soprattutto per Grazie a Gabriele, te. ma non per mancare di rispetto a Massimo, ma perché No, innanzitutto no, tu sei praticamente in sala, così, e lo dico io, sto dando io noi a tutti e chiedo scusa a tutti, perché insomma si entra nella casa delle persone. la prossima volta sarò nella mia stanzina con il mio vicepresidente. Bravo, 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 perché poi tu ci fa vedere tutti i suoini e tu c'ha a mezzo. Tanti vogliono venire a bracare, capito? Ringrazio comunque anche Massimo per la sua disponibilità Grazie a e te, serietà. Lorenzo. Grazie. E ringrazio tutti i ragazzi che sono stati con noi in questa diretta, quelli vedranno il video e che ci hanno lasciato dei messaggi ed è una cosa molto bella. Spero che la prossima diretta che faremo ci saranno ancora più domande tecniche, Ancora più che ci bravo, bravo. aiutano a costruire anche la trasmissione. Quindi ringrazio veramente tutti. A chi gli fa piacere, ci lasci un like, magari si iscriva al mio canale LG e al canale anche di Massimo Tenzili, dove potete trovare molti contenuti che riguardano il RC Track 1.14, sia in aspetto dinamico, soprattutto sul mio canale, ma anche tecnico sul canale di Massimo Tenzili. Bene, bene. Alla prossima, ragazzi. Grazie, grazie e buona Terminiamo la serata. diretta, terminiamo la diretta. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao, Bravo. ciao.